E questo è il fulcro di tutto il discorso. Noi siamo in difetto di ricerca. Di ricerca non perché non abbiamo degli scienziati ottimi, perché superlativi, si poco, forse, perché si investe poco e ne stiamo scontando le conseguenze. Ora, è vero che allo stato attuale la Cina detiene la quasi totalità, sì, della produzione delle terre rare, come, certo, stai facendo vedere correttamente, ma la buona notizia è, passiamo a quella, alla grafica di prima, ecco qua, il magnete senza terre rare creato dall'intelligenza artificiale. In 3 mesi è una svolta. Sì. Quindi grazie all'AI, all'intelligenza artificiale, c'è questo magnete, no? Magnete che non fa uso di questi rare prodotti. Che cosa significa? Teniamo sempre la telecamera alta, che così posso farlo vedere meglio. Certo. Guardate qui, qua è una bussola. Se inquadriamo qui il quadrante della bussola, benissimo, così, lo posso inclinare un pochino, posso far vedere che se prendo un magnete tradizionale, sì, eccolo qui, sì, sì, lo metto qui vicino, bravo, si riesce a pilotare l'ago della bussola muovendolo, ma se lo metto a distanza, vedete, non succede praticamente niente. Ora, prendiamo invece un magnete con le terre rare. Questo magnete con le terre rare, come vedete, riesce ad influenzare l'andamento dell'ago della bussola e quindi a pilotarlo anche a distanza maggiore. Questa è la differenza tra un magnete tradizionale e un magnete con le terre rare, ma la tecnologia ci viene incontro. Riprendiamo qui, guardate, il magnete di prima, questo qui, nero, lo unisco ad un amplificatore di campo magnetico. Diciamolo così, in termini non rigorosi. A questo punto, riandiamo sulla bussola, ecco, questo è il... adesso riesco a pilotare l'ago della bussola anche a distanza. Vedete, quello che prima non era riuscito, adesso riesce. Quindi lo stesso magnete, opportunamente modificato, può consentirci di evitare l'uso del magnete a terre rare. Questa è l'evoluzione tecnologica.